Dopo tanti anni di fermo, tornano finalmente i festeggiamenti per San Massimo, il santo patrono di Penne, con un comitato di novella costituzione di cui qui abbiamo il presidente. Grazie al nostro caro Don Celestini che si è messo a capo, un gruppo di circa 27-30 volontari si sono messi d'accordo al fine che anche a Penne ci sia il ripristino dopo 6 anni dei festeggiamenti di San Massimo. Grazie anche all'Arcivescovo Sua Eccellenza Valentinetti Tommasi che ci è venuto a conoscere in mezzo a noi, ci ha dato la possibilità di realizzare il monumento a San Massimo, ci ha messo a disposizione il suo pastorale. Detto questo posso dire anche che la popolazione si comincia a collaborare, in primis le scuole, l'abbiamo coinvolte e sono entusiasta veramente perché hanno fatto dei bellissimi lavori, mi dicono che c'è una bellissima sorpresa, quindi vedremo se Dio vuole il 6 e 7 maggio. Per quanto riguarda l'aspetto religioso ovviamente ci sarà la Santa Processione il giorno 7, per quanto riguarda l'aspetto civile abbiamo ripreso anche il cammino come una volta nel riprendere il mercato di San Massimo molto sentito all'epoca. Devo ringraziare gli sponsor che veramente ci hanno dato una bella fetta di fiducia e questo ci permetterà di andare avanti con una certa grinta e se Dio vuole chiunque verrà a Penne avrà la possibilità sicuramente di potersi godere le 2 giornate che abbiamo messo in atto sia nel campo religioso sia nel campo civile. Si chiuderà la serata con Vincenzo Olivieri.